Essendo che non sono proprio un genio della lampada, non è che sapevo proprio cioè tuttissimo, anche perché ho una memoria che è praticamente a breve termine, quindi era dovere che dovevo riprendere tutto perché non mi ricordavo, non è che non mi ricordavo niente, però soprattutto matematica, fisica non erano proprio le mie materie, ecco. Io sono Ciuffo e anche per questo video ho preparato un bonus che metto come al solito in fondo al video. Ciao, sono Alice e quest'anno ho provato il test per le professioni sanitarie. Ciao a tutti, sono Lucrezia. Se potessi tornare indietro, comunque direi ugualmente, perché quando sono arrivata mi sono sentita comunque preparata. Forse rivedrei un po' di più chimica. Vabbè, la prima volta ero agitatissima, però comunque. Cioè, è lecito essere agitati, però rispetto alla prima volta, avendo questo vantaggio di averlo già fatto, ero un po' più tranquilla, soprattutto perché la cosa che mi calmava era più il sapere come era organizzato, cioè inteso, le varie procedure. Ho fatto prima una bella teoria sostanziosa, ho studiato tantissimo dalla teoria e le ultime 3 settimane ho fatto praticamente solo quiz e magari andavo per domande più che altro perché volevo concentrarmi materia per materia prima. Ad esempio facevo quindi 60 domande di biologia al giorno, poi 60 di logica un altro giorno, fino ad arrivare all'ultima settimana in cui ogni giorno mi facevo tutte le domande a raffica dei quiz. Ovviamente ci hanno diviso nelle varie sezioni, nelle varie aule. Tipo, arriva il mio turno, sarà passata 1 ora e mezza da quando ero arrivata lì. Poi per far entrare dovevi comunque firmare, dare la carta d'identità. Ecco, io arrivo diciamo, dalle due ragazze che stavano prendendo i dati, prima di entrare ovviamente, nell'aula, e mi fanno: guarda che tu non ci sei, cioè inteso nella lista dei candidati, non ci sei. Io panico, presa dal panico, ho pensato: oddio, no, mi sono dimenticata di aver fatto quello, quell'altro, una parte di iscrizione, non l'ho fatta, magari non l'ho visto, insomma, ero andata totalmente nel pallone. E poi mi è venuta un'idea, ma non è che ho sbagliato classe, cioè inteso, che io non dovevo, cioè pensavo di essere in quest'aula, ma invece dovevo essere in un'altra per il fatto che sono DSA, quindi ho bisogno degli strumenti in più, tipo più tempo, il 30% in più di tempo e la calcolatrice. Non è che ci hanno messo tutti in un'aula a parte. Ebbene sì, ci hanno messo in un'aula a parte. Dopo aver sbagliato classe, ho trovato la mia classe giusta. Ho aspettato, ovviamente, il giusto, quindi ho un po' un'oretta prima di, diciamo, entrare. Tant'è che noi siamo stati convocati alle 9 e abbiamo iniziato a mezzogiorno. Quest'anno, invece, a differenza dell'anno scorso, ho ripassato un pochettino quello che avevo già fatto per i quiz, diciamo, i quiz che avevo già fatto in precedenza. Non posso dire di essere andato bene o male, poiché dipende dai punteggi che valgono appunto da Ateneo ad Ateneo. Bisogna avere anche appunto il fattore C. Eravamo 1700, io ho dovuto aspettare moltissimo, devo essere onesto, sono arrivato uno dei primi, poiché ero sul posto. Sono arrivato tipo alle 8:30, sono entrato alle 9, in realtà è stato difficile entrare poiché c'erano tantissimi controlli, i controlli erano molto severi, ci stavano i vigili che urlavano col megafono, 1 metro di distanza, formavano gruppi di 10 persone che ci distribuivano in fila come militari, quindi eravamo tutti in fila e passavano a controllare se avessi mascherina, certificato, tutto. Quindi sì, i controlli erano severi anche perché poi una volta di queste file riuscivo ad entrare una persona ogni 1 minuto per dirlo tutto. Per quanto riguarda i controlli, erano molto di più rispetto all'anno scorso. Poi per quanto riguarda il compito in sé, quindi proprio il test, l'anno scorso l'ho trovato abbastanza fattibile, cioè inteso, non era così difficile, era più la paura e basta, e quest'anno ancora di più, cioè inteso, sapevo come andava e come era più o meno impostato. Quindi diciamo che non l'ho trovato tanto difficile neanche quest'anno, ma cioè abbastanza fattibile, ecco. Ero emozionato, sì, più che altro le ore non passavano mai, poiché io sono arrivato in aula più o meno alle 9:30 alla fine e ho dovuto aspettare poi altre 2 ore o di più, tre quasi, per iniziare il test più o meno.
un consiglio che vi do appunto è quello di restare calmi, di non considerare questo test come un esame di vita. Se fallite, tranquillissimi, anche i migliori possono fallire e non dovete appunto fasciarvi la testa. Mi ero fatto davvero un problema gigantesco, ero diventato stressato e mi cadevano anche i capelli, infatti li ho rasati, ma non è questo il punto. Quindi spero che all'esame sia andata bene, non posso dare una risposta affrettata. So che è stato uno dei test più difficili di quest'anno per quanto riguarda il mio ateneo, che appunto era Cineca. Io, come ho già detto, non sono una cima, cioè inteso, ho avuto parecchie difficoltà proprio negli anni scolastici, quindi diciamo ho avuto anche difficoltà anche durante il test a capire soprattutto magari cosa volesse dire quella determinata frase, o essendo dislessica ho avuto un pochettino la difficoltà, ecco, ho avuto un po' più difficoltà, però comunque rispetto all'anno scorso, che era stato proprio la prima volta, quest'anno è stata un po' meglio, ecco, proprio per il lessico, perché comunque ho fatto un anno di già infermieristica, quindi il lessico, che era magari un po' più scientifico, ero già più pronta, o comunque sapevo già cosa voleva dire, o l'avevo già masticato un po' di più, e quindi è stato un po' più facile, ecco, sono stata un po' più facilitata, tra virgolette. Sì, se potessi tornare indietro, studiare sicuramente in modo diverso per quanto riguarda i quiz, perché c'è anche una cosa da dire: anche se non si in ansia, poi all'esame ti mangi da solo, ti mangi le mani, cioè ti mangi con le tue mani, poiché magari una domanda la sapevi e la sbagli, e magari l'hai anche ripetuta nei vari test svolti a casa. Quindi sicuramente per quanto riguarda la teoria so di averla fatta in modo ottimale, ma per quanto riguarda i quiz forse avrei dovuto impegnarmi un pochino di più, non tanto diciamo per gli errori o per il fatto di non sapere le cose, ma più che altro per la tempistica, poiché secondo me avere una tempistica migliore sarebbe stato meglio per me. Se dovessi tornare indietro, credo che molto probabilmente studierei di più, mi impegnerei un po' di più, ecco. Certo, magari approfondirei un po' di più gli argomenti, non lo prenderei con più facilità, diciamo, più superficialità, e voi mi direte, sì, ma tu l'hai fatto già due volte, quindi quando è che aspetti di approfondirlo? Sì, però sai com'è, bisogna batterci la faccia molto più volte. L'ho detto spesso a persone che era magari la prima volta che erano lì, che facevano test parlando, io comunque dicevo, io è già la seconda volta che lo faccio, tranquilli, che basta un minimo di impegno, un pochettino riuscire a pensare a cosa si sta facendo, hai il tempo per pensare, mentre ho utilizzato la tattica del se non la so, se proprio non ho proprio più pallida idea di quello che sto praticamente andando a rispondere, non rispondo, che è meglio, perché se no, se la sbaglio, sono 0,4 punti in meno. Eccoci arrivati al momento del bonus, e il bonus è questo qua. Questo è un libro che ho scritto io. Praticamente è una collezione di trucchi e consigli per destreggiarsi con lo studio universitario, con gli esami, quindi metodo di studio, ma anche poi esperienze di tirocinio, come superare l'imbarazzo, le fobie, per esempio la fobia degli aghi, del prelievo, come si studia all'università, quindi intendo fasi dello studio, diverse tecniche, come funziona la memoria, come scrivere ai docenti, poi il tirocinio, consigli per i primi giorni, per le prime notti, come fare una buona impressione con gli infermieri, con i tutor, consigli su come somministrare la terapia, poi ci sono capitoli un po' più pesanti, prelievo, CVP, lesioni da pressione, piedi diabetici, ferite chirurgiche, autopsia, poi ancora tratto argomenti tipo per fare l'infermiere ci vuole la vocazione, il tirocinio fa ingrassare, ma è vero che il tirocinio toglie vita sociale? Chi non entra a medicina sceglie infermieristica, è vero? Poi quanto è facile trovare lavoro? Quanto si prende di stipendio? Non sono entrata in infermieristica. Ciò mi è dispiaciuto sicuramente molto. Il primo giorno ci sono stata abbastanza male. Cioè, sicuramente ho sbagliato qualcosa. Non il metodo di studio, non tanto i libri da studiare, perché forse
avrei dovuto più esercitarmi sui quiz e meno sulla teoria, perché mi ero buttato a capofitto sulla teoria, ma non era questo il problema. Non so se ho sbagliato la griglia, può essere che ho saltato una, ho ne aggiunto una di troppo e ho scavallato tutte le domande, non ti so assolutamente dire. Però questo mi è servito, mi è stato d'aiuto, perché comunque la scelta universitaria l'ho fatto un po' così di fretta. Non ero fermamente convinto. E qui ho fatto anche un errore. È vero, bisogna avere un piano B, a volte anche un piano C. Ma ancora prima di tutto, di avere un piano A, B e C, bisogna avere secondo me un piano zero già dal principio. Devi capire cosa vuoi studiare, cosa ti piacerebbe studiare, tralasciando per cosa sei portato e per cosa no, perché comunque l'università poi si impara tutto di nuovo da zero. Mi è stato d'aiuto, sì, quindi ho fatto un'altra cavolata, infatti non sono passato, mi sono iscritto ad ingegneria per ingegneria biomedica, per cercare di compensare e poi farmi convalidare qualche materia, perché ero quasi convinto di provare il test di infermieristica. Ora sono ancora convinto. Non lo so, vorrei seguire tutt'altra strada. E mi sono preso un anno sabbatico, quindi ho speso altri soldi per concludere anche il percorso di ingegneria. Purtroppo la scuola italiana non aiuta neanche, perché la situazione Covid era brutta. Poi finito subito la maturità, dovevi praticamente fare subito i test universitari. Ti dovevi iscrivere anche prima se non facevi in tempo, quindi è stato tutto complicato. Quindi consiglio, o vi fate un anno sabbatico o lavorate. Io sto facendo entrambi. C'era un detto che diceva che il fallimento non è parte del fallimento, ma è parte del successo. Quindi quando tu fallisci ti serve per crescita personale. Io ho fallito. Consiglio vivamente a tutti di fallire almeno un pochino nella vita per... Oddio, non se sono male, però... Di sperimentare il più possibile, ecco, è meglio.